Bentornati nel mio canale. Allora, oggi ho deciso di utilizzare questo filato della Mistrico canna da zucchero. Allora, questo è un gomitolo da 50 grammi ed è 110 metri. È 100% viscosa canna da zucchero. L'etichetta consiglia l'uncinetto del 4-4,5. Allora, io ho lavorato il mio progetto con l'uncinetto del numero 4. Allora, questo diciamo è un multifilo ben ritorto, quindi si lavora veramente molto bene, scivola sull'uncinetto e quindi non si ha nessun tipo di problema. Io l'ho provato, l'ho lavorato e quindi vi posso assicurare che si lavora veramente molto bene. Allora, questa è una viscosa estratta dalla canna da zucchero, quindi naturale, e ha questo effetto lucido che lo rende veramente molto molto bello. Secondo me è un filato veramente molto strepitoso, questo filato, come tutti i filati della Mistrico. Allora, per quanto riguarda la lavorazione del nostro progetto, lavoreremo la tecnica del top down, quindi iniziamo dal collo. Allora, io ho preso la circonferenza del mio collo, quindi non voglio una scollatura né troppo stretta né troppo larga. Ho iniziato con 120 catenelle perché lavoreremo su un multiplo di 3 catenelle. Quindi, fatte le catenelle, ho iniziato la mia lavorazione e sono andata avanti. Come potete vedere, si inizia con delle maglie alte che poi vanno ad allargare fino ad arrivare al sottobraccio. Arrivati al sottobraccio, poi andiamo a chiudere per formare lo spazio per le braccia. È molto semplice. Io per questo mio progetto ho utilizzato 500 grammi di filato perché ho voluto fare, diciamo, come una casacca. Allora, all'inizio sono partita per fare una maglia, poi man mano che sono andata avanti con la lavorazione ho cambiato idea, quindi invece di una maglia ho voluto fare una casacca, diciamo più come un copricostume, insomma come si vuole utilizzare, perché lo possiamo indossare o sopra dei jeans o sopra dei leggings, o perché no, anche come un copricostume va benissimo, oppure mettere un vestitino leggero sotto e indossare questo, che poi diciamo ho fatto anche degli spacchi laterali, quindi secondo me è veramente molto carino. Poi, a chi non piacciono gli spacchi laterali, può tranquillamente lavorare sempre a giro o fino ad arrivare alla misura desiderata, quindi se vuole una maglia, vuole fare una maglietta, un vestito, o insomma ognuno è libero di scegliere come vuole realizzare il suo lavoro. Ok, allora, detto questo, adesso possiamo iniziare la lavorazione del nostro progetto. Ho avviato 120 catenelle, lavoro con l'uncinetto del numero 4. Allora, fatte le mie catenelle, adesso iniziamo, quindi facciamo 3 catenelle per iniziare con la prima maglia alta. Rientro nella stessa maglia e lavoro ancora una maglia alta, una catenella di separazione, vado nella maglia seguente e lavoro 2 maglie alte, 1 2, prendo un po' di filo. Allora, salto 2 maglie, nella terza maglia lavoro 2 maglie alte, 1 2, una catenella di separazione, maglia seguente 2 maglie alte, 1 2, ancora salto 2 maglie, vado nella terza maglia e lavoro 2 maglie alte nella stessa maglia di base, quindi nella stessa maglia lavoriamo 2 maglie alte, una catenella, maglia seguente lavoriamo 2 maglie alte,
così. E ripeto, salto 2 maglie, vado nella terza e lavoro 2 maglie alte, una catenella di separazione, vado nella maglia seguente e lavoro 2 maglie alte, così per tutto il giro. Eccomi, arrivata alla fine del giro, vado a chiudere nella terza catenella partendo dal basso, 1, 2, 3. Quindi chiudo con una maglia bassissima. Adesso con delle maglie bassissime arrivo qui nell'archetto di una catenella. Quindi vado nella maglia e faccio una maglia bassissima. E arrivo proprio qui dentro l'archetto. Adesso lavoro 1 2 3 4 catenelle. Adesso lavoriamo delle maglie alte doppie, quindi rientro nell'archetto di una catenella e lavoro la maglia alta doppia, una catenella, rientro e lavoro ancora 2 maglie alte doppie, 1 2, due volte il filo sull'uncinetto, vado nell'archetto seguente e lavoro ancora 2 maglie alte doppie, 1 catenella di separazione, rientro e lavoro ancora 2 maglie alte doppie. Allora, dobbiamo alternare questi due giri, quindi il primo giro abbiamo fatto 2 maglie alte, una catenella e 2 maglie alte. Nel secondo giro lavoriamo 2 maglie alte doppie, una catenella, 2 maglie alte doppie nell'archetto di una catenella. Archetto seguente, stessa cosa. Nel prossimo giro dobbiamo lavorare nell'archetto di una catenella 2 maglie alte, una catenella, 2 maglie alte. Nel prossimo giro ancora dobbiamo lavorare nell'archetto di una catenella delle 2 maglie alte separate da una catenella, le maglie alte doppie. Quindi dobbiamo alternare per 6 volte in tutto. Quindi in tutto dobbiamo fare 6 giri, 3 giri con 3 maglie alte doppie, maglie alte e 3 giri con le maglie alte doppie alternate. Quindi adesso abbiamo fatto le maglie alte nel secondo giro, adesso facciamo le maglie alte doppie, nel prossimo giro facciamo le maglie alte, nel prossimo giro ancora le maglie alte doppie. Ok, quindi dobbiamo completare fino a 6 giri e ci ritroviamo quando abbiamo completato i nostri giri. Eccomi alla fine, quindi vado a chiudere nella quarta catenella con una maglia bassissima. Vi faccio vedere il lavoro. Allora, abbiamo iniziato con le maglie alte. Qui abbiamo fatto un giro, 2 maglie alte, una catenella, 2 maglie alte. Il secondo giro, 2 maglie alte doppie, una catenella, 2 maglie alte doppie nell'archetto di una catenella. Terzo giro, maglie alte, quindi abbiamo fatto 2 maglie alte, una catenella e 2 maglie alte. Quarto giro, le maglie alte doppie. Quinto giro, maglie alte. Sesto giro, maglie alte doppie, sempre separate da una catenella. Adesso iniziamo il prossimo giro. Allora, con delle maglie bassissime arrivo nell'archetto di una catenella. Inizio con 3 catenelle, rientro nell'archetto e lavoro ancora 2 maglie alte, quindi in tutto facciamo 3 maglie alte, 3 catenelle, scusate, 2 catenelle. Allora, facciamo 2 catenelle, rientro 3 maglie alte, 1 2 3,
archetto seguente, 3 maglie alte, 2 catenelle e 3 maglie alte. Quindi lavoriamo così per tutto il giro. Lavoriamo 3 maglie alte, 2 catenelle e 3 maglie alte in ogni archetto di una catenella. Così. Arrivata alla fine del giro, adesso vado a chiudere nella terza catenella con una maglia bassissima. Così. Con delle maglie bassissime arrivo nell'archetto delle 2 catenelle. E inizio 4 catenelle per iniziare con la prima maglia alta doppia. Rientro e lavoro ancora una maglia alta doppia. 2 catenelle. Rientro e lavoro 2 maglie alte doppie. 1 2. Quindi ho fatto 2 maglie alte doppie, 2 catenelle, sono rientrata nell'archetto e ho lavorato ancora 2 maglie alte doppie. Adesso 2 catenelle, rientro nell'archetto e lavoro ancora 2 maglie alte doppie. Così. Adesso vado nell'archetto seguente e ripeto 2 maglie alte doppie. Catenelle. Rientro nell'archetto e lavoro ancora 2 maglie alte doppie. 1 2 2 catenelle. E ancora rientro nell'archetto e lavoro ancora 2 maglie alte doppie e vado avanti così per tutto il giro. Quindi andiamo avanti, ci ritroviamo alla fine del giro. Ok, arrivata alla fine del giro vado a chiudere nella terza catenella con una maglia bassissima. Faccio delle maglie bassissime per arrivare nell'archetto delle 2 catenelle. Inizio con 4 catenelle per iniziare con la prima maglia alta doppia. Entro nell'archetto e lavoro ancora una maglia alta doppia. Due catenelle, rientro e lavoro ancora 2 maglie alte doppie. Ancora 2 catenelle, due volte ancora il filo sull'uncinetto, rientro ancora nello stesso archetto e lavoro 2 maglie alte doppie. Così. Adesso lavoro nell'archetto seguente, quindi ripeto, faccio 2 maglie alte doppie, 2 catenelle, rientro nell'archetto e lavoro ancora 2 maglie alte doppie, 2 catenelle. Rientro nell'archetto e lavoro ancora 2 maglie alte doppie. Ok. Così. Quindi adesso vado avanti così per tutto il giro. Arrivata alla fine del giro, vado a chiudere nella quarta catenella iniziale, quindi parto dal basso 1, 2, 3 e 4 e faccio una maglia bassissima. Allora, con delle maglie bassissime 1 e 2
arrivo nell'archetto di 2 catenelle. 1, 2, 3 catenelle per iniziare con la prima maglia alta. Rientro nell'archetto e lavoro ancora 2 maglie alte. 1, 2, 2 catenelle. Archetto seguente, quindi salto le 2 maglie alte doppie e vado nell'archetto e lavoro ancora 3 maglie alte. 1, 2, 3. Archetto seguente, quindi vado qui dove ho le maglie alte doppie, quindi vado nel primo archetto e lavoro 3 maglie alte. 1, 2, 3. 2 catenelle. Archetto seguente, 3 maglie alte. 2, 3. Così. Quindi andiamo avanti così per tutto il giro. Eccomi alla fine del giro. Allora, ho fatto le mie 3 maglie alte, 2 catenelle, 3 maglie alte in ogni archetto. Quindi vado qui nella terza catenella e chiudo con una maglia bassissima. Adesso dobbiamo ripetere le maglie alte doppie, quindi adesso dobbiamo ripetere sempre questi due giri. Quindi adesso qui nell'archetto delle 2 catenelle lavoriamo 2 maglie alte doppie, 2 catenelle, 2 maglie alte doppie, 2 catenelle e 2 maglie alte doppie. Lavorate tutte nello stesso archetto. Allora vado con delle maglie bassissime, arrivo nel primo archetto delle 2 catenelle. 1, 2, 3, 4 catenelle, rientro nell'archetto e lavoro una maglia alta, quindi le 4 catenelle sono la prima maglia alta doppia e ancora una maglia alta doppia. 2 catenelle, rientro, maglia alta doppia, rientro, maglia alta doppia. 2 catenelle. Rientro e lavoro ancora 2 maglie alte doppie. Così. Salto le 3 maglie alte, vado qua, quindi salto i due gruppi di 3 maglie alte, vado nell'archetto e lavoro 3, cioè scusate, 2 maglie alte doppie, 2 catenelle, rientro 2 maglie alte doppie, catenelle, rientro e lavoro ancora 2 maglie alte doppie. Faccio vedere così. Quindi facciamo tutto il giro in questa maniera. Prossimo giro ripetiamo le 3 maglie alte. Lavorate 3 maglie alte nel primo archetto di 2 catenelle. 2 catenelle di separazione, andiamo nell'archetto seguente e lavoriamo ancora 3 maglie alte. Quindi ripetiamo sempre questi due giri fino ad arrivare all'altezza degli scalfi, che poi dobbiamo chiudere. Vi faccio vedere. Ecco. Quindi man mano che andiamo avanti, adesso questo si allarga, si allargherà. Poi quando arriviamo lo dovete provare, quindi lo provate e quando le due parti arrivano sotto le braccia, diciamo all'altezza degli scalfi sotto le ascelle, poi siamo pronti per chiudere e formare lo spazio per le braccia. Ok, quindi adesso ripetiamo sempre questi due giri e ci ritroviamo dopo quando dobbiamo chiudere per gli scalfi. Se andate avanti, provatelo. Io sono arrivata all'altezza, sono pronta per chiudere qui per formare lo spazio per le braccia. Quindi vi dico quanti motivi ho fatto io partendo proprio dall'inizio. Quindi ho fatto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14 giri. Ok? Per quanto riguarda le maniche, io ho lasciato 6 motivi, 1, 2, 3, 4, 5, 6. La stessa cosa ho fatto dall'altra parte, quindi fra il davanti e il dietro ho lasciato 9 motivi, 9 davanti e 9 dietro. Quindi io con il mio lavoro mi trovo proprio qui. Adesso arrivo qui dove ho il mio marcapunti. Vi faccio vedere come chiudere per le maniche. Allora, ho finito il mio giro con le due maglie alte doppie, 2 catenelle, 2 maglie alte doppie, 2 maglie alte doppie. Allora, lavoro 3 catenelle per iniziare con la prima maglia alta. Rientro e lavoro ancora 2 maglie alte. Due catenelle, vado nell'archetto seguente e lavoro le 3 maglie alte. Vi ricordo che dovevamo alternare i punti qui, i giri, quindi abbiamo fatto un giro con le maglie alte doppie e un giro con le maglie alte. Quindi adesso vado nell'archetto seguente e lavoro le 3 maglie alte separate da 2 catenelle. Allora arrivo fino al mio marcapunti. Vado proprio qui nel primo archetto, lavoro le 3 maglie alte. 1. Allora scusate. 1 2 3 2 catenelle. Allora prendo l'altra metà, quindi entro qui, salto il primo, vado qui nel secondo dove ho il mio marcapunti nel secondo archetto e lavoro le 3 maglie alte, 2 3 così, e adesso vado avanti con la lavorazione, quindi lavoro normalmente. 2 3 2 catenelle, archetto seguente, 3 maglie alte, 2 3 così. Quindi abbiamo unito le due metà in modo da formare qui lo spazio per la manica. Ok, quindi adesso vado avanti e arrivo qui dove ho l'altro marcapunti, che poi chiudiamo anche questa manica. Arrivata all'altra metà, quindi adesso faccio come ho fatto dall'altra parte. Vado qui nel primo archetto, lavoro 3 maglie alte, 2 catenelle, prendo l'altra metà qui dove ho il mio marcapunti e lavoro 3 maglie alte. Adesso vado avanti normalmente, quindi lavoro i miei motivi normalmente. Allora vado nell'archetto seguente, lavoro le 3 maglie alte, 2 catenelle, archetto seguente, 3 maglie quindi abbiamo chiuso. Nel prossimo giro, nelle 2 catenelle di separazione che abbiamo unito le due metà, le due estremità per quanto riguarda la manica, quindi qui al centro dove abbiamo fatto le 2 catenelle lavoriamo le 2 maglie alte doppie, 2 catenelle, 2 maglie alte doppie, 2 catenelle e 2 maglie alte doppie. Dobbiamo fare questo motivo, ok? Quindi poi dobbiamo lavorare sempre a giro. Ecco. Lavorando sempre a giro arriviamo all'altezza desiderata, ok? Quindi potete andare avanti e fare un vestito, un vestitino per l'estate, per la spiaggia,
Perché no? Anche per uscire è anche molto carino. Mettere una sottoveste sotto fa veramente molto bello. Allora, ripeto, adesso andiamo avanti e poi ci ritroviamo per fare le spalle. Scusate, per fare le maniche molto semplici perché dobbiamo riprendere il motivo. Quindi qui abbiamo lasciato dove abbiamo le maglie alte doppie. Le maglie alte doppie, 2 catenelle, 2 maglie alte doppie, 2 catenelle. Quindi poi dobbiamo riprendere il lavoro con le 3 maglie alte, 2 catenelle e 3 maglie alte nell'archetto. Ok? Quindi il lavoro è molto semplice e quindi ripeto, andiamo avanti, ci troviamo dopo. Come lavorare qui sotto dove abbiamo chiuso gli scalfi. Allora, sto facendo il giro delle maglie alte doppie separate da 2 catenelle. Allora, vado qui dove abbiamo fatto le 2 catenelle, vado sotto le catenelle e lavoro 2 maglie alte doppie. 2 catenelle. Rientro, cioè vado sotto le catenelle, lavoro ancora 2 maglie alte doppie, 2 catenelle e ancora 2 maglie alte doppie. Così. E adesso possiamo andare avanti. Andiamo avanti normalmente. Quindi vado nel prossimo archetto e lavoro le maglie alte doppie, 2 catenelle, 2 maglie alte doppie, 2 catenelle, rientro ancora e lavoro le 2 maglie alte doppie, così. Ok. Quindi, come ho già detto prima, dobbiamo andare avanti fino ad arrivare alla misura desiderata. E alla fine ci ritroviamo per le maniche. Allora, avevo detto di arrivare all'altezza diciamo, all'altezza desiderata. Allora, io ho lavorato per un po' e sono arrivata al mio girovita. Però lavorando ho pensato che voglio cambiare, come dire, un pochino il modello. Invece di fare una maglia, una semplice maglia, vorrei dividere il mio lavoro. Infatti qui ho diviso il mio lavoro e ho messo dei marcapunti, quindi ho messo i motivi uno sull'altro e ho diviso il mio lavoro. Quindi voglio lavorare diciamo le due parti separatamente in modo da formare degli spacchi laterali. Allora, quindi mi raccomando, contate i vostri motivi, li mettete così, li piegate in due. Vi faccio vedere. Così, li mettete uno sull'altro partendo da qui e segnate con dei marcapunti. Allora, per dividere il lavoro, cioè per iniziare il mio lavoro, vado qui. Allora, qui ho finito il mio giro con le maglie alte doppie, separate da 2 catenelle, 2 maglie alte doppie, 2 catenelle, 2 maglie alte doppie. Allora, fino adesso io ho lavorato con l'uncinetto del numero 4. Adesso voglio stringere poco poco il mio lavoro e lavoro con l'uncinetto del 3,5. E se fino adesso abbiamo lavorato 2 catenelle, adesso faccio una catenella di separazione. Quindi vado qui sulla prima maglia alta doppia, proprio qui. Inizio con 3 catenelle. Allora, scusate un attimo che forse mi sono un po' sì. Allora, scusate.
1, 2, 3. Ok, adesso vado nell'archetto delle 2 catenelle, lavoro 3 maglie alte. E questa volta, invece di 2 catenelle, lavoro una catenella di separazione. Archetto seguente, 3 maglie alte. E continuo. La lavorazione è uguale. L'unica cosa che cambia è che facciamo dei giri di andata e ritorno in modo da formare degli spacchi. A chi non piace, invece, può continuare tranquillamente a lavorare a giro fino ad arrivare, ripeto, alla lunghezza desiderata, come se si vuole fermare a fare una maglia oppure proseguire e fare un vestitino che poi si può usare benissimo anche come copricostume. Allora, io vado avanti, lavoro e arrivo fino al mio marcapunti e poi, arrivato al mio marcapunti, torno indietro con il lavoro. Giro ho fatto 3 maglie alte, una catenella, 3 maglie alte e adesso faccio una maglia alta qui nell'ultima, diciamo nella seconda maglia alta doppia, lavoro una maglia alta. Adesso dobbiamo lavorare le maglie alte doppie. Quindi faccio 1, 2, 3, 4, giro il mio lavoro e vado a lavorare nell'archetto di una catenella le maglie alte doppie. 1, 2, scusate, 2, una catenella, anche nelle maglie alte doppie lavoro una catenella di separazione, una catenella e 2 maglie alte, così. Allora devo fare l'ultima, passo nell'archetto seguente, lavoro le maglie alte doppie. Ok, allora vado avanti fino alla fine del giro. Vi faccio rivedere come iniziare di nuovo il lavoro e poi andate avanti da sole. Quindi ho fatto le mie maglie alte doppie nell'ultimo archetto e adesso qui dove abbiamo fatto la maglia alta, vado a fare una maglia alta doppia. Quindi, quando dobbiamo fare il giro delle maglie alte doppie, iniziamo con una maglia alta doppia. Adesso dobbiamo fare le maglie alte e iniziamo con 3 catenelle sulla prima maglia. Quindi questa qui lo facciamo sempre, lavoriamo sempre una maglia alla fine, cioè all'inizio e alla fine. Quindi ho fatto le 3 catenelle che sono la prima maglia alta. Adesso vado qui nel primo archetto, lavoro le 3 maglie alte, una catenella, archetto seguente, 3 maglie alte, così. Quindi andiamo avanti con dei giri di andata e ritorno fino all'altezza desiderata. Quindi se volete fare una casacca lunga, una casacca che arriva, diciamo, che non sia a metà coscia, insomma, decidete voi la vostra lunghezza. Io adesso vado avanti e poi, man mano che vado avanti, poi deciderò quando mi devo fermare, quando mi fermo per la lunghezza della mia casacca. Allora, vi dico anche che io nel frattempo ho iniziato a fare una manica per provare come, diciamo, come risulta la manica. La manica risulta leggermente larga a vasare e a me piace tantissimo. Non ho aumentato e non ho fatto nessuna diminuzione di catenelle. Ho lavorato la manica con l'uncinetto del 4 e mezzo, del 4, scusate, con l'uncinetto del 4. Questo è il risultato della mia manica. Ero indecisa se
a una manica tre quarti oppure fare una manica lunga. Poi alla fine ho deciso che voglio fare una manica lunga perché questo, diciamo, questo effetto così largo, un po' a sfasare, a me piace tantissimo. E comunque per fare la manica è molto facile perché dobbiamo riprendere la lavorazione, quindi non dobbiamo fare altro che entrare qui nel primo archetto. Noi abbiamo finito i giri con le maglie alte doppie, quindi entrando qui nel primo archetto lavoriamo le 3 maglie alte, 2 catenelle di separazione e 3 maglie alte. Quindi nella manica io ho lavorato le 2 catenelle di separazione, non ho diminuito assolutamente niente. Quindi allora poi vi farò vedere come iniziare la manica. Qui nel frattempo adesso io vado avanti con i miei giri di andata e ritorno per quanto riguarda la maglia e poi ci ritroviamo. Andiamo avanti con la maglia e lavoriamo le due parti separatamente. Io ho fatto un po' di giri, ancora ne farò e farò ancora un po' di giri. Vi faccio vedere come fare la manica. Allora, la manica, come dicevo prima, è molto semplice da fare perché dobbiamo riprendere la lavorazione dentro gli archetti. Quindi qui abbiamo fatto le maglie alte doppie separate da 2 catenelle. Allora, prendo il filo e vado qui proprio nel primo archetto. Quindi abbiamo 2 maglie alte doppie, 2 catenelle, 2 maglie alte doppie, 2 catenelle e 2 maglie alte doppie. Quindi dobbiamo fare il giro delle maglie alte. Allora vado nell'archetto, prendo il filo. Questo lo posso togliere. E faccio il mio nodino. E inizio con 3 catenelle. Rientro e lavoro ancora 2 maglie alte. Quindi le 3 catenelle come sempre sono la prima maglia alta, 2 catenelle di separazione, 3 maglie alte nell'archetto seguente. Archetto seguente, avvicino un po', archetto seguente lavoro le 3 maglie alte, 2 catenelle, archetto seguente. 3 maglie alte. Così. Ripeto, per riprendere la lavorazione della maglia è molto semplice. Dobbiamo solo riprendere la lavorazione fino alla lunghezza desiderata della manica. Quindi se volete una manica corta, tre quarti o lunga, decidete voi come volete la manica. Per quanto riguarda la lunghezza della maglia, anche lì decidete voi se volete una maglia, diciamo una maglia corta, se volete andare avanti e arrivare fino anche ai piedi, in modo da usarla sia come una casacca oppure anche come un copricostume. Allora, lavorate sempre a giro la manica. Io adesso faccio il primo giro. Arrivo alla fine del giro, vi faccio rivedere come iniziare la manica e poi andate avanti da sole. Quasi alla fine, qui è dove abbiamo unito la manica e abbiamo fatto le maglie alte doppie, ok? Quindi vado qui, salto 2 maglie doppie e vado nello spazio qui e lavoro 3 maglie alte, 2, 3. 2 catenelle, salto le 2 maglie alte doppie e in questo spazio lavoro le 3 maglie alte. E adesso vado a chiudere nella terza catenella, quindi qui è dove abbiamo iniziato il giro e chiudo nella terza catenella, così. Quindi abbiamo completato la manica, il giro della manica. Adesso con delle maglie bassissime arrivo nell'archetto delle 2 catenelle. 1, 2, 3, 4 catenelle per iniziare con la prima maglia alta doppia. Rientro e lavoro ancora una maglia alta doppia. 2 catenelle. Rientro.
lavoro 2 maglie alte doppie, 2 catenelle, rientro 2 maglie alte doppie. Ok, quindi adesso potete lavorare fino diciamo alla lunghezza della manica desiderata. Io ho fatto una manica lunga, e quindi voi, ripeto, potete decidere come volete la manica, se la volete corta, lunga o a tre quarti. Ok, quindi lavoriamo il davanti e il dietro separatamente, lavoriamo le maniche qui alla fine, diciamo nello scollo. Se vi piace lo lasciate così, oppure fate un bordino a maglia bassa, oppure potete fare che in ogni archetto fate una maglia bassa 3 catenelle e nell'archetto seguente fate una maglia bassa 3 catenelle, archetto seguente maglia bassa catenelle 3 catenelle, archetto seguente maglia bassa. Insomma, potete decidere voi come fare il bordino per lo scollo. Ok, quindi poi io adesso finisco sia la manica che le mie parti, il davanti e il dietro separatamente, poi lo metto sul manichino, vi faccio vedere come viene indossato. Ok, potete anche decidere, quando lavorate le due parti, il davanti e il dietro, potete decidere anche di fare, che so, magari il dietro più lungo e il davanti un pochino più corto. Ok, comunque a voi la fantasia. Io vi ringrazio, vi saluto e al prossimo tutorial. Un bacione a tutti, ciao.